you <laughs> Bentrovati con l'appuntamento settimanale di intenzioni pericolose. Questa sera ritorniamo a Belvedere Marittimo in provincia di Cosenza per raccontare un altro terrificante omicidio. È il 12 dicembre del 2015 quando viene uccisa Silvana Rodriguez, una giovane ragazza di 33 anni di origini brasiliane, sposata e madre di due bambini. Strangolata e bruciata all'interno della sua auto. Una terribile e tragica fine per la quale sono in molti, soprattutto il marito e il resto della famiglia della donna, a chiedersi il perché, a chiedersi il motivo che possa aver spinto una persona ad utilizzare tutta questa dose di violenza nei confronti di una ragazza ritenuta gentile, per bene e soprattutto ben voluta dalla comunità di Belvedere che l'aveva accolta proprio come una figlia della sua terra accusato dell'omicidio di questa giovane donna, è Sergio Carrozzino, che all'epoca dei fatti aveva 46 anni. Il 16 marzo del 2018 la Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro eh, ha condannato l'uomo a 30 anni di carcere. In primo grado, invece, il Tribunale di Cosenza si era pronunciato per eh, l'ergastolo. Il 16 marzo di quest'anno eh, l'ultimo grado di giudizio con la sentenza di Corte di Cassazione. Ad incastrarlo le immagini di una telecamera a circuito chiuso che avrebbe ripreso l'uomo mentre parlava proprio con la donna nei pressi del supermercato dove era parcheggiata l'auto la, di Silvana, Silvana che si trovava lì. Lo ricordiamo perché era andata a fare la spesa a confermare queste immagini. Anche una um, preziosa collaborazione di un testimone, ma ripercorriamo la storia attraverso questo servizio realizzato da Massimiliano. Quella di Silvana Rodriguez è un'altra storia, l'ennesima, di una donna brutalmente ammazzata per mano di un uomo. Un copione già noto, riflesso di tante vicende dallo stesso finale, la cui drammaticità sta proprio nella loro ordinarietà. Una giovane donna di 33 anni, di origini brasiliane, uccisa a Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, il 12 dicembre del 2015. La Corte d'Assise, ad appello del Tribunale di Catanzaro, il 16 marzo del 2018, ha condannato a 30 anni di reclusione Sergio Carrozzino, 46 anni all'epoca dei fatti, ritenuto l'autore dell'assassinato. Della giovane donna. L'uomo era stato condannato alla pena dell'ergastolo in primo grado dalla corte d'assise del tribunale di Cosenza. In appello sono state riconosciute le circostanze per le quali l'imputato è stato condannato in primo grado, assolvendolo però dall'accusa di aver commesso il reato per occultarne un altro. La donna sarebbe stata prima strangolata, poi il suo corpo è stato dato alle fiamme nei pressi del cimitero della cittadina dell'Alto Tirreno Cosentino. L'uomo nel 2015 aveva terminato di scontare 15 anni di pena per l'assassinio del fratello del cognato di Silvana Rodriguez. Ucciso nel 2002 quando la donna ancora viveva in Brasile. Lei era una musicista, sposata con un uomo di belvedere ed era uscita da casa quel sabato di metà dicembre a bordo della sua auto. Poco prima, in compagnia del marito, la donna è andata a fare la spesa in un supermercato. Ha dimenticato di comprare alcune cose, ma se ne accorge una volta rincasata. Così Silvana esce nuovamente, lo farà per l'ultima volta. Dal video delle telecamere di sorveglianza e dalla testimonianza di un passante, si è potuta accertare che un uomo, che si scoprirà essere carrozzino, era salito a bordo dell'auto della donna. Al posto di guida, allontanandosi con lei dal parcheggio del supermercato. Il movente dell'omicidio sarebbe di condurre a fatti personali. Sergio Carossino dovrà risarcire anche la famiglia della vittima, il centro Roberta Lanzino e il comune di Belvedere Marittimo, costituitisi parte civile. Ma questo non risarcirà mai le persone che volevano bene e amavano Silvana, una giovane donna, madre di due bambini che si sono addormentati la sera prima tra le braccia della loro mamma dolce e premurosa e si sono risvegliati con il loro mondo che non c'era più perché il lato oscuro della mente umana non conosce più agisce in maniera imprevedibile, vigliacca, con la sola finalità di provocare dolore, un dolore che non potrà mai essere risarcito con nulla. E benvenuti ai nostri ospiti in collegamento la collega giornalista Fabrizia Arcuri e il criminologo psicologo Sergio Caruso Fabrizia, partiamo da te voglio fare anche un excursus no? partendo proprio dalla vita di Silvana una donna che parte da molto lontano dal Brasile Terra dove è nata e dove ha trascorso parte della sua gioventù poi si trasferisce in Italia dove, precisamente a Belvedere Marittimo dove vive l'uomo che sposerà successivamente che aveva conosciuto nel corso di alcuni incontri delle congregazioni della Chiesa Evangelica, un percorso quindi molto tranquillo che però viene scosso in maniera irreversibile quel giorno di dicembre. Ecco che cosa possiamo aggiungere a questa tragedia, che cosa possiamo aggiungere a questa vita di questa povera donna? Buonasera, buonasera a tutti, eh, beh, la descrizione l'hai fatta tu perfetta, era una donna, eh, una bravissima ragazza. E tra l'altro la presenza di, di, di questa comunità eh, è molto forte a Belvedere Marittimo, quindi la cittadina è, è, sempre, eh, è abituata e comunque convive eh, con, con chi eh, ha, ha cercato appunto eh, di, tro di trovare una nuova vita la, nella nostra regione, quindi nel, nei, nostri piccoli, nei nostri piccoli paesi. Eh, la descrizione che hai fatta è perfetta. Eh, Silvana era eh, una donna tranquillissima, mh, dedita alla famiglia, a, alla congregazione di cui faceva parte, eh, amava appunto la musica, si dedicava ai figli, quindi tutto questo eh, va a col, andava a cozzare con l'immagine che a un certo punto anche è stata data. Eh, particolarmente dai media o comunque eh, mentre mentre le indagini erano in corso Fabrizia, tu che eh, vivi il territorio non solo come eh, cittadina, ma soprattutto anche come eh, giornalista, no? come ha vissuto la comunità eh, questo efferato omicidio e che tipo di interesse, eh, di curiosità eh, si mossero anche in merito all'identità all eh, dell'omicida eh, e soprattutto per eh, tutta questa efferatezza nella violenza, eh, prima eh, questa donna strangolata e poi eh, data alle fiamme? Guarda. Ehm... Ricordiamo che eh, Carrozzino eh, le indagini si conclusero cinque mesi dopo, eh, quindi in quei cinque mesi eh, per la, la cittadina di Belvedere eh, viveva assolutamente nel terrore, eh, perché ehm, anche se. Si era ipotizzato, e questo lo dico eh, molto francamente: si era subito pensato, comunque, che un uh, delitto del genere poteva, poteva essere commesso solo da chi era affine a, a questo tipo di efferratezza. E, e in quel momento la presenza di Carrozzino eh, aveva già manifestato ehm, la all'interno della comunità, eh, si era, la comunità si era già lamentata eh, fortemente di, della, di nuovo di questa, eh, di questa presenza che in qualche modo aveva riconfermato la sua eh, arroganza, presunzione, la, la sua violenza anche a volte, e, so, anche semplicemente eh, passeggiando sul lungomare o all'interno dei locali che lui frequentava, addirittura Ricordo benissimo eh, che eh, un'attività un commerciale in particolare era... Um, era molto toccata da, da, da questa cosa, eh, non sapeva come reagire, l'aveva anche manifestato addirittura al, all'epoca al sindaco e quant'altro. Quindi era sta, è stata una comunità colpita eh, dal, da quella che è stata eh, l'omicidio, ma anche e soprattutto ha vissuto quei cinque mesi veramente nel, nel terrore eh, e nella speranza che, insomma, che si trovasse quanto prima il colpevole. Bene, Caruso, proprio lei che è stato consulente no, della famiglia di Silvana Rodriguez, le chiedo, ci sono punti oscuri in questa vicenda, partendo soprattutto dal fatto che abbiamo no, di fronte a noi un quadro abbastanza chiaro, cioè lei una giovane madre, una donna eh, seria eh, e che tra l'altro aveva questa grande passione per la musica anche molto religiosa, che, quali possono essere questi punti oscuri? Primo punto oscuro. Eh, quello che avete accennato voi eh, è quello che ha descritto Fabrizia in maniera abbastanza precisa. Innanzitutto è stato un delitto estremamente tragico, non mi vengono altri termini, per il semplice fatto che è stata uccisa, è bruciata, è deturpata, data alle fiamme una donna irreprensibile, una mamma, una musicista, una persona di una sensibilità unica e soprattutto eh, tengo a sottolineare che tra la vittima e il carrozzino non vi era stata la benché minima reciprocità e la benché minima eh, relazione, qualcuno ha avuto il coraggio di parlare anche di delitto passionale, ma questo un altro approfondimento, un'altra storia. Il punto più oscuro è che una donna esce di casa, va a fare la spesa, viene aggredita in un luogo pubblico a, poco, a pochi metri da casa sua, viene messa in macchina, portata in un luogo eh, secondario e data alle fiamme. Poi eh, le vicende sono tantissime. I moventi eh, si devono fare nelle sedi eh, più opportune. Quello che posso dire e sottolineare è che abbiamo di fronte eh, a un soggetto con un'elevata pericolosità sociale in cui le motivazioni interiori possono essere deducibili esclusivamente da un'analisi della sua personalità che non possiamo ovviamente fare, ma possiamo. Capire. Sono dei soggetti che, per cui la vita vale zero, vale zero l'emozione degli altri, vale zero l'empatia e valgono zero dei concetti fondamentali per ogni paese civile. Poi insomma sottolineeremo più avanti. Fabrizia, facciamo un passo indietro. Carozzino era un sorvegliato speciale con obbligo di dimora. Era sc stato scarcerato nell'aprile del 2015 dopo aver espiato una condanna a 15 anni di reclusione per aver ucciso, tra l'altro, il fratello del cognato di Silvana Rodriguez, donna che all'epoca ancora viveva in Brasile. C'è attinenza, c'è qualcosa che accomuna questi due delitti? Innanzitutto stiamo parlando di un killer, quindi chiamiamole anche con il, il suo nome. E guarda, sinceramente eh, in conferenza stampa, durante la conferenza stampa, di, eh, durante l'arresto, so, subito dopo l'arresto, eh, con la loro procuratore Bruno Giordano, Bruno Giordano e... Eh, Sinceramente eh, io stessa eh, avanzai questa ipotesi, eh, anche perché sembrava mh, assurdo insomma, che lui avesse scelto eh, proprio questa, eh, questa vittima, eh, questa, questa donna. Eh, però il procuratore fu eh, proprio chiarissimo che nulla aveva a che fare, di, mh, avevano fatto delle indagini in merito, ma nulla eh, è emerso che poteva... Eh, coniugare le due cose eh, anche se sinceramente eh, come ha precisato sergio e nella descrizione di, di questa donna sicuramente non c'entra assolutamente il diritto passionale perché eh, da fonti che ho avuto modo di intervistare eh, non è emersa alcun, alcun un rapporto tra i due, messaggi, numeri di telefono registrati eh, all'epoca sms, nulla, nulla che potesse legare i, i due eh, da qualsivoglia relazione. Ecco, e quindi... appunto, eh, Fabrizio hai fatto bene a sottolineare eh, questo. E proprio, eh, perciò, è proprio perciò, come è possibile che un uomo, oh, questo è il caso, prima strangola e poi eh, dà fuoco al corpo eh, della donna. Che tipo di personalità ci troviamo davanti, Caruzza? Siamo di fronte a un soggetto estremamente predatoriale, un soggetto ad alto uso crimine, infatti, vi dico anche questa cosa qui: che subito feci presente all'avvocato, al primo avvocato della famiglia, l'avvocato Cetraro, e feci presente anche. Tra parentesi agli inquirenti, perché al di là da che parte stiamo, al di là se sei consulente di parto, consulente d'ufficio, da cittadino, da uomo e da professionista, dobbiamo essere sempre a disposizione della giustizia. E nel profilo che tracciai quando allora si parlava ancora di soggetti ignoto, descrissi appunto un soggetto ad uso crimine. Con eh, elevate capacità criminali e soprattutto un soggetto abituato ad uccidere perché fa tre cose eh, tipiche di determinati soggetti che, eh, in cui non è la prima volta che fanno questa cosa. Fa un agguato, eh, arriva a, a, a eh, braccare questa persona, la strangola, la porta in un posto isolato. E ne, e ne distrugge il cadavere all'interno della macchina. Quindi abbiamo di fronte un soggetto estremamente abituato ad uccidere, un soggetto con delle caratteristiche anche seriali, e lo possiamo sottolineare, e soprattutto abbiamo di fronte un soggetto predatoriale. Per questo tipo di personalità gli altri diventano oggetti da possedere, controllare e distruggere in un'azione diretta, repentina, veloce, che fa soltanto chi è abituato ad uccidere. Caruso, a proposito di questo, voglio chiederle, ma secondo lei è stato un progetto abbastanza dettagliato quello messo in atto da Carlozzino oppure no? Cioè, ci troviamo di fronte a che cosa in questo caso allora? Ci troviamo di fronte a un soggetto che eh, ha eh, fatto questa azione omicidiaria. Calcolate che io non, non ho mai visitato questa persona e non posso fare un'analisi oggettiva sulla personalità del carrozzino, però immaginiamo, non parliamo di lui, immaginiamo un sociopatico, okay? un soggetto affine alla violenza, alla supremazia, alla prepotenza, a fare del male agli altri. Per questi soggetti le regole e eh, la vita umana. E il rispetto degli altri valgono zero e basta un, un divieto uno stop non rispettato un parcheggio che escono con un grick che ci sfondano il cranio e, ba e basta probabilmente un rifiuto una parola detta un avanzo non corrisposta di una donna per arrivare a commettere un, un femminicidio ma sono soggetti che non hanno sempre un movente prestabilito hanno anche la casualità del caso in cui nella loro psiche si sentano arbitrariamente autorizzati ad intervenire sulla violenza con la violenza semplicemente per un torto subito. Perfetto. Fabrizia, hai avuto modo di contattare o di sentire anche i familiari di Silvana Rodriguez, anche perché sappiamo che sono un po', giustamente capiamo e comprendiamo, resti ad apparire davanti alle telecamere anche dal punto di vista nazionale, perché è un caso questo conosciutissimo a livello nazionale? No, no, no eh, anche se i rapporti lì con la famiglia, appunto, eh, li cercavo di mantenere attraverso la figura di Sergio che. Eh, però no, perché loro si sono chiusi, sono stati anche difesi e protetti dalla loro comunità, eh, una cosa anche sinceramente molto molto, molto bella. E poi c'erano eh, i due bambini da, comunque da, da, da proteggere. Eh, però oh, so eh, tramite, eh, ho ricevuto dei messaggi da parte della, della sorella che ri, mi, cioè, mi ringraziavano per l'attenzione eh, anche. Eh, L'attenzione sul caso, insomma, eh, io poi ripeto: non ho mai creduto e non ho mai mai parlato di delitto passionale perché non è giusto. Eh, trovare appunto necessariamente come dice Sergio un movente a quello che è, che è semplicemente pura violenza perché stiamo parlando di un soggetto avvezzo proprio a queste cose che viveva comunque nella violenza Fabrizio che tipo di risposta c'è stata anche dalla comunità di Belvedere perché abbiamo visto anche eh, tanti anni fa no, Quale fu la risposta della sorella a dire che era stata molto vicina avevano sentito uh, Belvedere e i cittadini e non solo molto vicino anche alla famiglia sempre con molta delicatezza e molto trasporto. Sì, 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 è vero. È stato molto bello. Sì, eh, subito dopo eh, l'accaduto, eh, ma anche nei giorni a seguire, nei mesi che poi portarono all'arresto di, di Carrozzino. Eh, ci sono due momenti particolari eh, in cui eh, questa cosa è saltata proprio, eh, si è toccata con mano questa sensibilità, questa, questa sofferenza condivisa. Eh, il giorno dei funerali, che io ricordo benissimo, che furono tenuti. Tra tra l'altro nella palestra comunale eh, dove ci fu l'intera comunità a partecipare e non solo, eh, e parteciparono le comunità evangeliste dei, del comprensorio e anche i, mh, le comunità cattoliche, insomma in questo forte braccio, io ricordo veramente, veramente bene quel giorno e poi successivamente mh, negli anni a venire il CIF locale con quello provinciale eh, dedicarono questa, questa panchina. Eh, a Silvana, queste, che non è rossa, però è stata. È stata realizzata da maestranze locali e da un artista locale e, e anche in quell'occasione furono molti a partecipare. Poi ci fu una fiaccolata: insomma, le scuole eh, furono anche in qualche modo coinvolte in una serie di iniziative. Eh, veramente fu veramente un atto di amore nei confronti eh, del, di questa persona più che del, della manifestazio, delle manifestazioni contro questi tipi di reati. Fabrizia, Caruso, ritorniamo a Carrozzino, come dicevamo anche nel servizio e anche parlando con voi tutti e due, che Carrozzino è un recidivo, avendo già ucciso, tra l'altro, anni prima, tra l'altro appunto il fratello del cognato di Silvana Rodriguez. Come leggiamo tutto questo? Allora... Ne, in, in queste eh, personalità, eh, mantenendoci sempre a carattere generale, eh, trovare delle attinenze diventa veramente difficile perché sono dei soggetti con un temperamento talmente dirompente che a volte basta eh, un'attinenza anche meno grave di quella che è risultata all'indagine, altre volte basta. Un'attinenza eh, reale come quella del collegamento tramite uno degli omicidi che eh, lei aveva, eh, lui aveva compiuto per uccidere e fare del male a un'altra persona. Io penso della mia esperienza, del più sacro dei secondo me, della mia modesta visione di questa storia, che poteva essere in, in un momento Silvana Rodriguez, ma poteva essere anche un altro tipo di donna. Perché questi sono soggetti che eh, vengono eh, più spinti da una, da una pulsione che non riescono a controllare piuttosto che da uno schema logico. Quindi, sono soggetti che manifestando questo controllo e questa prepotenza e questo controllo anche delle persone nel territorio, in una famosa. Eh, Frase, io eh, sono io e tu non sei nessuno, basta un rifiuto, basta una precedenza non data, basta un diverbio normale e scatta l'omicidio. In dei soggetti che rappresentano un'elevata forma di sociopatia. Quindi, io la vedo con il più sacro di, secondo me, più in questo ambito. Che in altri ambiti, poi sono le indagini, sono i giudici, sono gli inquirenti a dirci veramente come sono andate le cose. Molto chiaro, Caruso. Fabrizia, uh, un'altra voce stonata, oltre diciamo, al movente passionale, è stata che eh, dietro questo omicidio si potesse celare anche la matrice settaria. È giusto insomma, dirlo perché comunque se ne è parlato, anche se poco. Um, da dove nasce questo dubbio? Ma guarda, è una, è una cosa che mh, è nata e morta lì, eh, penso perché comunque gli inquirenti, eh, le a tappeto hanno analizzato un po' tutte, tutte le possibilità eh, insomma ma non, uh, poi perché forse anche il fatto di appartenere alle, ad una congregazione che poi mh, ma non assolutamente non è stata scartata immediatamente ripeto dalla sera proprio alla mattina semplicemente forse in un percorso di, eh, di indagini eh, anche se mh, eh, si era già eh, si sapeva o comunque ci si era già indirizzati verso eh, un possibile eh, un possibile colpevole anche perché ricordo benissimo che mh, subito dopo l'omicidio eh, di di Carrozzino non si ebbero tracce eh, da che frequentava appunto attività o comunque era eh, si muoveva liberamente insomma su, nel contesto eh, del paese da quel giorno non era scomparso eh, quindi, anche questa cosa sicuramente mh, è saltata agli occhi. Caruso, mh, velocemente, eh, quasi a modo di provocazione le chiedo: secondo lei, alla luce di tutto ciò, si può studiare il profilo psicologico di un soggetto criminale? Secondo lei, ci sono gli strumenti? Assolutamente sì, il mio lavoro è questo. Infatti, il tutto dico per il fatto di prevenire omicidi del genere, assolutamente, ma il. Eh... Tutto il frutto dell'analisi criminologica, ad esempio, ho partecipato a vari studi campione su soggetti autori di reato e eh, di delitti, in cui il nostro obiettivo non era tanto quello di fare una classificazione personologica e comportamentale del soggetto, ma di capire partendo dall'anamnesi che è la storia del vissuto. Di, ogni, di ognuno di noi, in questo caso della storia del vissuto di un autore del delitto, quali sono i fattori di incidenza che vanno a creare la famosa criminogenesi. Partendo da questo, noi possiamo avere degli strumenti e capire una cosa importante: che per evitare eh, delitti, reati gravi e meno gravi, dobbiamo lavorare sull'educazione all'affettività, perché le emozioni distoniche che poi diventano danno. Contribuiscono a creare personalità prodromiche nelle fasi del delitto. Bene, e termina qui il nostro appuntamento settimanale con Intenzioni Pericolose. Ringraziamo i nostri ospiti, alla giornalista Fabrizia Arcuri e al criminologo, psicologo Sergio Caruso. E noi vi diamo appuntamento a settimana prossima, sempre alle 21, su TEN, canale 10 del Digitale Terrestre.